Professore, tu sei uno che viaggia low cost, spendendo pochissimo o... Quando è possibile. Quando sì. è possibile. Quando allora è possibile, ti dedico sì. il prossimo viaggio. Noi abbiamo Mr. Low Cost che va alla scoperta delle capitali europee, delle città europee con pochissimi soldi. Un budget di 250 euro per un weekend. Perfetto. È un Perfetto. Super. Sì. Vediamo sì. dove ci porta quest'oggi. Ciao Fernando, com'è? Senti, mi trovo qua a Lisbona per 3 giorni. Secondo te riuscirò a spendere 250 euro al massimo? Vediamo. Ciao Davide, benvenuto nella capitale portoghese. Sei pronto a farci vedere le tante bellezze di questa città? Ok, ciao Licia, sono pronto. Arrivo a Lisbona con una comodissima e collegatissima metro che per 1,45 euro mi porta nel pieno centro. E dopo essermi immerso nell'inebriante profumo della città, con mille bellezze da visitare e vecchi mestieri da apprezzare, inizio a prendere confidenza con il luogo partendo dalla costa. Lisbona infatti si affaccia sull'oceano e con una bella giornata di sole come questa, una passeggiata spensierata è d'obbligo. Caratterizzata da salite e discese, offre però in alcuni punti ascensori e funicolari che aiutano a raggiungere i vari belvedere, i punti panoramici. Il biglietto ovviamente si paga, ma decido di risparmiare salendo stoicamente a piedi. Vabbè Davide che sei low cost, ma così mi sembra un po' esagerato, non credi? Ma che, un vero low cost è questo ed altro, tanto sono solo pochi metri, forse, cioè così credevo. Si parte da Gloria e raggiungo la cima senza la funicolare. Mi ritrovo così al Miradoro, punto di vista in italiano, São Pedro Alcântara, una bellissima terrazza con un panorama a mozzafiato che permette la vista del castello San Jorge e del mare in lontananza. Continuando il mio giro per Lisbona, entro nel vivo della città che ad ogni angolo mi stupisce con una sorpresa, come la suggestiva vista del fiume Tago. Molte sono anche le statue disseminate un po' ovunque, nelle piazze principali, ma anche nelle zone pedonali. Come quella del quartiere Chado, dedicata a Fernando Pessoa, il più famoso poeta e scrittore portoghese. A pochi metri da qui c'è la Basilica di Nostra Signora dei Martiri, una chiesa cattolica costruita nel 1147. Fu chiamata così dal popolo per ricordare chi aveva perso la vita combattendo per la fede cristiana. La chiesa è in stile barocco e neoclassico e fra le opere al suo interno spicca soprattutto un soffitto con un magnifico affresco con colore verde dominante. Sfruttando gratuitamente un'informazione di una guida turistica ed entrando nel quartiere di Baixa, proverò l'ascensore di Santa Giusta al prezzo di 2,80 euro. Ma che fila! Con una cabina in legno molto elegante, raggiungo la cima della terrazza ad un'altezza di 45 metri. Ed ecco i classici turisti che si godono questa splendida veduta dall'alto che, a differenza dell'altra terrazza, regala una vista migliore perché siamo in pieno centro. Il mio sguardo infatti spazia tra migliaia di tetti rossi delle abitazioni e in lontananza sono ben visibili monumenti famosi come l'Arco di Rua Augusta, in Piazza del Commercio. Se mi mata.
Questa struttura tutta in ferro è stata progettata da un apprendista di Gustave Eiffel e infatti mi ricordava qualcosa di familiare. Ma adesso è l'ora di scendere perché mi è venuto un certo languorino. Gustare un piatto all'aperto a Lisbona è molto comune, soprattutto con questo bel tempo. Decido di percorrere la via principale che porta a Piazza del Commercio e mi fermo a prendere qualcosa da gustare lungo il cammino. La mia scelta cade su una pastéis de bacalhau, una crocchetta dorata di baccalà con formaggio, al costo di 4 euro. E una pastéis de nata, il dolce tipico portoghese, a solo 1 euro. Ed ecco l'Arco di Trionfo di Rua Augusta, costruito per commemorare un tragico evento, il terremoto del 1755 che colpì la città. L'arco poggia su colonne alte 11 metri ed è l'ingresso monumentale di Lisbona. Si trova in Piazza del Commercio, dove finalmente, a conclusione della mia giornata, gusterò i miei 2 acquisti. Stamane vado a visitare il quartiere di Alfama, il più antico di Lisbona, e naturalmente lo farò partendo dall'alto. Fai benissimo, Davide. È sempre bello, infatti, avere una visione d'insieme di ciò che si vuol visitare. Hai visto, Licia? Quasi quasi non torno più, eh? Anche qua è impossibile non immortalare con una foto questo pazzesco panorama. Alfama è ricca di vicoli e sembra essere un labirinto. Deve esserci stata qualche festa recentemente per via di questi addobbi colorati, ma meglio così, raggiungerò più allegramente la mia meta, che stamani sarà il Museo du Fado, che ho sentito dire essere gratuito oggi. Il museo è dedicato alla musica tipica del Portogallo e lo si visita attraverso le sue stanze, ascoltando dei brani musicali con cuffie nelle orecchie. E sarebbe davvero bello mostrarvelo, però non potrò perché non mi è permesso riprendere. E allora corro subito alla cattedrale di Lisbona qua vicino. Ma no, non è possibile, c'è un matrimonio! Dispiaciuto della mancata visita della cattedrale, decido di allontanarmi prendendo il famoso tram storico di Lisbona, il tram 28. Il biglietto ha un costo di 2,85 euro e propone un variegato percorso attraverso i classici quartieri turistici. Raggiungo così, grazie anche ad un altro tram, i giardini di Vasco da Gama. In quest'area, oasi di relax, oltre a questo padiglione thailandese, regalo per celebrare i 500 anni di anniversario delle relazioni bilaterali tra Thailandia e Portogallo, spicca la chiesa di Santa Maria di Belém. E il grande Museo Nazionale di Archeologia. Ma ecco lei, la Torre di Belém, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Fu realizzata tra il 1515 e il 1521. La si può visitare all'interno, ma sono scoraggiato dalla troppa fila. Fu costruita qui, alla foce del fiume Tago, su commissione del re Giovanni II, come parte del sistema di difesa. È alta 30 metri ed è stata dedicata al patrono di Lisbona, San Vincenzo. Rientro verso la città e nel tragitto mi soffermo ad ammirare alcune delle bellezze sulla costa. Hai visto, amico mio, quante cose ci sono a Lisbona? E adesso che si è fatta sera, dovresti regalarci ancora una volta un altro bel panorama dall'alto.
Va bene, Licia, ci vado subito, anche perché poi devo fare i conti finali. Ma bravo Davide, ma favoloso, ce l'hai fatta per pochissimo, 249,26 euro, è stato un grande, bravissimo Davide, complimenti.